Ancora sbarchi della speranza al porto di Salerno, ancora migranti in arrivo. Non è una previsione, ma una certezza. La crisi continua, il sistema di accoglienza nel territorio provinciale sta andando in tilt, tanto che alcune strutture sono state chiuse, come è avvenuto ad Auletta, dove il sindaco locale, dopo controlli effettuati da ARPAC ed ASL, ha provveduto a chiudere un centro agrituristico che ospitava migranti. Ma il problema degli spazi carenti è sotto gli occhi di tutti, al di là di questo episodio specifico. Luglio ed agosto saranno mesi complicati, la prefettura di Salerno è costantemente in contatto con gli organi ministeriali competenti per organizzare eventuali nuovi arrivi di persone che scappano dai paesi africani dove insistono guerre e violenze. La questione sbarchi dei migranti sta diventando sempre più un problema politico. L'Italia non sembra riuscire a ottenere le giuste risposte dall'Europa. La vicenda delle ONG fa riflettere. Il partito di Fratelli d'Italia, in particolare a livello regionale, sta incontrando i cittadini per informarli delle ultime novità con postazioni gazebo in molte città della Campania. Tappa anche a Salerno con il presidente regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, che dice la sua su questo annoso problema. Il porto di Salerno è diventato praticamente il terminal degli immigrati per l'intera Italia. Sono arrivati in provincia di Salerno oltre 25 navi. Noi avevamo segnalato che sarebbe avvenuto questo. C'è il silenzio totale delle istituzioni, del comune di Salerno, della provincia, della regione, evidentemente perché la filiera di sinistra e del PD è accanita nel voler sfruttare questa tragedia umana per quelle che sono le vicende ben conosciute di clientela e di accaparramento di risorse pubbliche per offrire finti servizi mentre le popolazioni vivono il disagio forte di questa invasione che ormai è presente in tutti i comuni. Fratelli d'Italia ha già ottenuto un primo risultato, cioè l'obbligo per le ONG di rendicontare le spese che produce. Naturalmente, al di là di questo aspetto di corruttela che pure comincia a essere evidente a tutti, c'è un problema di pericolo sociale che noi ovviamente vieppiù segnaliamo e soprattutto siamo culturalmente profondamente contrari alla filosofia di questo provvedimento, perché la cittadinanza italiana non può essere qualcosa che si regala, ma deve essere qualcosa che si conquista, condividendo innanzitutto la cultura di un popolo e dando segnali di voler appartenere a questo popolo.